noi ci troviamo proprio nell'area che sarà interessata dal progetto di costruzione di un supermercato che dovrebbe sorgere proprio qui dove attualmente c'è questo prato. Il nuovo supermercato dovrebbe sorgere qui. La proposta prevede di eliminare 11.000 metri quadrati di suolo attualmente produttivo e un prato stabile per farne un'area commerciale, mentre oggi tutta quest'area è tutelata all'interno del PLIS. Il PLIS è un parco sovracomunale, di interesse sovracomunale, che tutela gli ambiti rimasti, diciamo, esclusi da altri strumenti di tutela proprio per cercare di evitare il consumo di suolo. Oggi è così e viene anche riconosciuto che il fatto che nella frazione di Cassina dei Pecchi ci sia tanto verde è proprio dovuto agli strumenti di tutela presenti. Oggi andiamo invece a vedere una volontà completamente diversa da parte dell'amministrazione, cioè quella di eliminare quest'area dal vincolo di tutela e permettere la trasformazione in un'area commerciale, l'ennesima area commerciale di cui francamente non abbiamo bisogno. Qua siamo, come vedete, a Cassina dei Pecchi, dove già c'è un nuovo supermercato, ce ne sono altri molto vicini, ce ne sono 9 nel raggio di 2,5 km, per questo motivo non pensiamo che appunto il supermercato sia la soluzione per la riqualificazione di questo posto, ma pensiamo che ci siano dei bisogni molto più urgenti per la popolazione di Cassina dei Pecchi e soprattutto di Sant'Agata, dove mancano dei servizi essenziali. La popolazione che noi abbiamo intervistato e con cui spesso ci siamo intrattenuti richiede servizi soprattutto, vorrebbe spazi ricreativi per i ragazzi, vorrebbe spazi per l'educazione, vorrebbe anche spazi socio-assistenziali magari per la popolazione più anziana. Ci stiamo opponendo fortemente a questo progetto perché ci teniamo a difendere le ultime aree verdi della Martesana. La Martesana è già fortemente minacciata dal consumo di suolo per diversi motivi e non possiamo più permettercelo nel 2023 perché siamo in un'epoca critica. La crisi climatica è qui, la sperimentiamo tutti i giorni. Oggi consumare ancora suolo, quando all'interno del nostro territorio ci sono anche aree di suolo già consumato e oggi abbandonato che potrebbero essere recuperate, è veramente una scelta miope e che non tiene in considerazione il valore che si va a togliere alle prossime generazioni.